Salve a tutti gente, sono Dave e siamo tornati su Minecraft dopo un nuovo video sempre più laggoso. Come potete vedere, io oggi sto qui con la mia cara e amata pala di Minecraft che mi scatta tantissimo perché c'è un'efficienza di... cioè che cosa c'ha? Efficienza 3, quindi immaginate a che velocità io vado nel distruggere questi miei carissimi blocchi. Oggi ho un video un po' più da nerd. In che senso, raga? Nel senso che faccio di quelle attività nervose che ti metti là, scavi, scavi, scavi. Semplicemente sto facendo un po' di tutto qui intorno a casa perché c'era, diciamo, su quello stradino abbiamo quel muro che mi sale alto 3, che appena usciamo di casa è bruttissimo da vedere, veramente orrendo. Quindi, per la miseria, quanto è brutto quel muro. Ho esclamato quest'oggi mentre volevo registrare un video. Ho detto, ma io non posso lasciarlo così, perché altrimenti, cioè, bruttissimo, non posso andare avanti. E alla fine ho deciso, togliamolo di mezzo. Ora, che cosa fa? Il gradino è praticamente più alto. E poi qua mi sono trovato col dover salire ancora, e quindi ci facciamo un attimo vedere questi qua a salire sopra, poi scendiamo così almeno non cade il ponte. Cioè, quando uno cade il ponte sta più tranquillo, non è che rischia che ci cade tutta la terra addosso, modo cane. Per questo video avevo intenzione di farlo un po' più originale, magari lavorarci un po' di più sui livelli, 2 secondi in più, e metterlo in timelapse tutto il tempo che scaricchio, a parte quando parlo tipo adesso. Però io tra poco mi fermerò di parlare e voi iniziate a vedere, cioè state vedendo, cioè subito dopo che io mi fermo di parlare, voi vedrete il video andare super mega veloce. Ovviamente compreso questa parte dove ripiazzo i blocchi che ho tolto per sbaglio, li vedrete super veloci. Ok? Allora, sono 10 minuti che sto scavando, ho fatto solo questa pulizia, avrete visto che
che ho abbassato i chunk, ho tolto i mob, perché raga, niente, c'è una grande differenza da prima dura, cioè prima registravo a 2 FPS, ora sto già a 4 e ci sono tutti i blocchi così a terra, quindi cioè, praticamente è una grande differenza. Comunque ora vi faccio partire un altro. Tanto sono 20 minuti ci ho messo per fare solo questo che vedete e mi fermo un paio di minuti per far sì, tanto dopo 5 minuti dovrebbe scomparire tutti i blocchi, per far sì che scompaiano tutti i blocchi che stanno in giro. In realtà non mi fermo proprio perché semplicemente me ne vado un po' più con calma, che tanto adesso iniziano a scomparire da loro e poi quando è dopo con calma ho bisogno che non spicca più, perché qua sotto da qualche parte noi avevamo un cratere, raga, non ce lo dimentichiamo, avevamo un cratere che utilizzeremo, ora non so precisamente dove è che l'abbiamo lasciato, ma mi sembra che era proprio qua sotto, quindi mica possiamo rischiare di caderci all'interno, e poi qualche idea ci verrà per utilizzarla appieno, no? E quindi devo farti spawnare tutti questi blocchi, ora romperne quante più possibili fin quando non iniziano a respawnare, in modo che poi vi guardo scomparire tutti e non ne restano più, così almeno avrò un po' di più, cioè un po' meglio. Le ossa in realtà ci servono, i semi li lascio despawnare senza troppi problemi in realtà, perché dovevo cambiare gli ossiali come mi ha consigliato Ross nei commenti. Fare una compostiera, uno, non mi ricordo neanche come si fa la compostiera, due, lo faremo in qualche episodio dedicato, magari facciamo vicino alla farm di Tegge, quindi ci mettiamo giù una stanzetta, una cosa, e facciamo tutte queste cose che hanno a che fare, magari mettiamo qualche chest per la raccolta, e secchi, i semi in più e tutte le altre cose che in realtà dovrebbero restare lì. Beh, diciamo che questa sarebbe una buona idea per un altro video, fare qualcosa là vicino, magari proprio fare proprio il prossimo, voglio vedere come si fa la compostiera. Ah, che l'idea. Comunque, io ora mi faccio un po' di pulizia qui, forse senza timelapse. Comunque sono più di 20 minuti che sto registrando, quindi con tutto il timelapse e tutto quello che volete, può darsi che il video sia un po' lunghino e magari ve l'ho diviso in due, però non è ancora detto fin quando appunto non uscirà. Se l'avessi diviso in due, vi ricordo di lasciare un like a questo e anche al video successivo, in modo che ci sta. Ah, eccolo qua, proprio il cratere. L'abbiamo trovato. Comunque, vi dicevo, adesso mi faccio io un po' di pulizia e ci vediamo tra qualche istante. Voi continuate a vedere me che distruggo tutto. No, dai, vi faccio compagnia, veramente distruggo. Tanto per 2 minuti lo stiamo distruggendo insieme, poi devo aspettare che respawnano tutti questi blocchi. Però vediamo un po' a quanto dobbiamo metterci tipo qua. Scusa, tu puoi scomparire. Madonna, Div, tu sei ritardato.
realtà Dave non è ritardato, è il PC che mi scatta con il pacco. Secondo me adesso la RAM sta proprio a manetta, stiamo consumando, però va bene, ci sta, ci sta. Dobbiamo utilizzare la comprata per quello, cioè tutti questi blocchi così a giro come cash, più possibile. Questo ancora non me lo legge, troppe entità. Ma perché molleggiano le entità? Cioè, siete blocchi, state a terra poggiati. Non molleggiate che sono bruttissimi, non mi fate sbloccare di più il gioco. Comunque, vedete, si vede che già stanno iniziando a scomparire i blocchi di quando rompevo in fila, perché un po' la cosa si sta alleggerendo. Quindi sono passati anche 5 minuti circa. Shift premuto giusto in tempo, credo. La panza è comunque caduto. Perfetto. C'è anche la lava, ci dobbiamo ricordare. Quindi è anche un ulteriore motivo per il quale ci lagga così tanto. Porca miseria. Comunque, devo far tornare i blocchi. A tra poco. Ok. Vi ho tagliato tutta questa parte, non volevo annoiarvi con un altro tema, l'ho presa così inutile. Questo sarebbe stato ancora più rompiscatole. Comunque, ho tolto anche tutta la vetro, adesso non ci resta che rimpiazzare i blocchi di terra. Una cosa che io vi volevo appunto chiedere, che voi mi scrivete adesso nei commenti, è cosa posso farci qui? Allora, la mia idea inizialmente, di sicuro, è mettere una staccionata tutto intorno e lasciare il cratere così, in questa forma, così com'è, specialmente con una staccionata intorno. Poi da sotto metterci qualche luce, che in modo che si vede come se fosse tipo glowstone, no? Mettere la glowstone in modo che da lontano si vede questo fascio di luce che esce. Poi un'altra cosa che volevo farci è un modo, magari questa più in là, mettere già tutto verde, le slime ball verdi, in modo che potessi farci una specie di trampolino. Sarebbe una cosa carina. L'idea non è malvagia. Ovviamente adesso voi nei commenti mi direte se vi piace, e se non vi piace ditemi qualche altra idea che posso fare. Magari una piscinetta molto profonda, anche se la piscina non è che mi gusta tanto come idea, però accetto qualsiasi consiglio. Ora quello che mi resta da fare qui è piazzare tutti i blocchi di terra. Sarà un lavoro molto più rompiscatole, perché piazzare i blocchi sbagliati per poi doverli ritogliere, però poi toglierò anche i blocchi che non devo togliere e rimetterò i blocchi. Sì, ragazzi, chissà se con questo che ho raccolto ce la facciamo. Che ridere, mi avanzerà un sacco, lo so. E penso che questo ve lo rimando in lapse, in time, in lapse, in lapsus, in lap, sì, quello là in time lap. Ok, sono stato molto bravo con i tagli, abbastanza da farvi vedere un solo video, lo saprete soltanto guardando il video fino in fondo. Mo, perché adesso andiamo a fare un'altra cosa. Devo iniziare a fare il bordino tutta la stessa altezza intorno a questo, come si chiama? E deve essere largo almeno 3 in ogni direzione, no? Allora, iniziamo con fare così tutto quanto il bordo, no? Santa pace e le campane che suonano in maniera sempre continua. Questo non mi piace, qua ce lo tolgo. Qui è perfetto. Vabbè, di nuovo ci andiamo. E dobbiamo fare la stessa cosa di qua. Quindi abbiamo detto 1, 2, 3 e automaticamente andiamo da questo, perché qui è bruttissimo. Vedete questo vuoto di 1, porca la miseria. Poi qua 1, 2, 3, 1. E mi piazza due blocchi.
giustissimo, raga, non vi preoccupate. 2, 3, qua mi devi piazzare due blocchi, quindi l'ho fatto bene. 1, 2, 3, qui altrettanto. E poi dobbiamo fare la stessa cosa di qua. 1, 2, e questo sarebbe 3 in realtà, eh. Però ci può stare. 3 anche qua. 1, 2, 3 anche qua. E qua chiudiamo. Chiudiamo e poi facciamo appunto qualcosa per renderlo più o meno guardabile sotto qui. Così, che poi appena sarà tutto verde sarà molto molto più bello, 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 più naturale. In Minecraft naturale non c'è niente. Ok? Anche spero che quel verde lì in mezzo si tolga, perché è bruttissimo. Altrimenti li tolgo quei blocchi. Scherzo, li può darci anche che li lascio, però erano coperti da non so cosa. Non so, raga, niente, cioè, c'ho quella mezza idea che vi ho detto poc'anzi di fare qui. Però non lo so. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. E le canne da zucchero ci servono, raga. Ok. Canne da zucchero raccogliamo tutte senza pietà. Ok. Quindi questi qua tutti e due. Ok, 2 e 3. Così consumiamo un po' di terra, in realtà questo lo sto facendo. Questo già rientra di uno. Quello, 1, 2. E questo è il terzo. Quello viene qua. Perfetto. Quindi adesso raccogliamo anche questo, che può esserci molto molto utile. Ok, qui ci mettiamo un paio di blocchi, niente di troppo esagerato. Vabbè, poi adesso. Ah, non l'ho messo pure sotto. Vabbè, meglio così. Ok. No, raga, non ce la faccio più. Cioè, io voglio 10.000 mi piace a questo video solo per il tempo che ho ripiazzato gli stessi blocchi. E anche da questa parte è completo per ora. Per questo video è tutto, raga. Veramente. Ora lo chiudo qui e ci vediamo al prossimo video con qualcosa di diverso. Voi commentatemi qualche idea da realizzare qui intorno. Se non dicevo idee brillanti, penso che metto in atto la mia. Perché la mia è un'idea brillante. Ciao a tutti. Un'idea brillante soprattutto perché noi qua siamo collegati alla Terra, quindi possiamo fare tranquillamente un trampolino.